Robert, si chiude questa prima parte di ritiro, una settimana breve ma intensa. Sì, sì, abbiamo lavorato bene, abbiamo sudato, abbiamo messo un po' di benzina nelle gambe come serve all'inizio soprattutto. E ci siamo ritrovati con un bel gruppo, c'è entusiasmo, c'è voglia di stupire ancora, ma dobbiamo ancora lavorare tanto perché manca ancora un mese per l'inizio. La partita di Frosinone sembra ancora dietro l'angolo, però c'è dietro l'angolo anche la nuova stagione, sarà un campionato non facile. No, ma noi abbiamo avuto 3 settimane per staccare da quella partita lì, per ripartire alla grande. E ci siamo ritrovati qui, siamo quasi tutti gli stessi, aspettiamo pure altri 2 che dovrebbero tornare da quello che leggiamo e sentiamo. Allora siamo contenti e tanto il gruppo è bello, ci divertiamo, il mister è lo stesso. Allora noi cercheremo di essere pronti per le tante battaglie che ci aspetteranno. Senti, in settimana è arrivata l'ufficializzazione di Moscardelli. Sto passaggio nello staff tecnico, lui ha detto scherzando che il gruppo gli aveva chiesto di continuare perché era forte, cosa gli avete detto? No, ma noi già l'anno scorso ci aveva mezzo pensiero dopo la vittoria del campionato di qua, ha detto Mosca adesso non puoi smettere, ci devi dare una mano anche in B, ce l'ha data alla grande, ce l'abbiamo riprovato anche quest'anno, ha detto no dai un altro anno ci sta di qua di là, poi lui ha fatto questa scelta e siamo contenti per lui perché quando è contento una persona lui sa che c'ha il gruppo dalla parte sua, noi sappiamo di avere lui come punto di riferimento e sicuramente sarà uno importante come l'ha sempre fatto anche adesso nello spogliatoio di là, però rimane il Mosca per noi con tutto il rispetto che sappiamo che fa parte dello staff tecnico e sappiamo anche come comportarci perché siamo un gruppo intelligente e anche lui è un uomo molto intelligente e ambizioso e si farà valere anche in quel ruolo lì. Ultima domanda, cosa si aspetta Robert Gucker da questa seconda stagione cadetta consecutiva col Pisa? Ma io penso che sarà una stagione molto difficile, diversa da quello dell'anno scorso, che l'anno scorso era tutto nuovo, entusiasmo, stadi nuovi, squadre nuove, avversari nuovi. Quest'anno sicuramente non sarà così perché le aspettative sono diverse, anche se per noi sappiamo c'è un obiettivo, è quello di mantenere la categoria, perché noi dobbiamo pedalare sempre, ma con la testa bassa, con l'obiettivo principale da raggiungere, perché si fa presto a fare 2 passi in avanti per poi cascare per terra. Invece noi dobbiamo guardare partita dopo partita, come abbiamo sempre fatto, ma sappiamo che sicuramente sarà più difficile di quello dell'anno scorso.